Barbara Mazzali, assessore al turismo. Marketing territoriale moda di Regione Lombardia. Il premio Maestri di Eccellenza. LVHM 2024 premia innovazione e creatività artigiana. Sì, ieri sera è stato veramente un evento dove i protagonisti sono stati sicuramente il saper fare bene, il saper fare senza compromessi dei nostri artigiani. Abbiamo visto veramente un concentrato di eccellenze, 8 premi. Il maestro Plessi che ci ha onorato con un'installazione straordinaria, ma quello che è emerso è che il lusso italiano, il Made in Italy, passa sicuramente attraverso le mani sapienti di questi artigiani. Cioè, quello che noi questa settimana vedremo sulle passerelle e quindi i grandi brand, dobbiamo sempre raccontare e immaginare che dietro a quelle passerelle ci sono sapienti mani artigiane che creano quel prodotto. Le VMH tra l'altro stanno puntando tantissimo sull'artigianato, cioè ci credono, quindi corsi di formazione, interventi, Confartigianato tra l'altro ha sponsorizzato anche con un'attenzione particolare un premio importante di formazione. La giuria tra l'altro ha detto che nella valutazione erano quasi 600 gli artigiani che hanno partecipato quest'anno a questo evento. È stata durissima la selezione. LVMH ha dato delle vetrine internazionali ad un mondo che purtroppo per le loro dimensioni difficilmente riescono ad avere. Made in Italy è il prodotto fatto su misura, il prodotto raccontato nei dettagli, il prodotto, la qualità senza mai scendere a compromessi. La nostra regione in modo particolare vede e viene riconosciuta come la regione dove ormai il 40% degli acquisti tax free vengono fatti, quindi siamo il punto di riferimento internazionale per chi vuole un prodotto di fashion e di moda. Grazie. Abbiamo per averci seguito. Ci vediamo ci presto. Hanno raccontato che i turisti internazionali che arrivano, una parte consistente della spesa del loro viaggio la fanno in acquisto d'abbigliamento fashion.